Il 1938 rappresenta una data spartiacque perché segna ufficialmente l'inizio della persecuzione razziale in Italia per mezzo di un articolato sistema normativo. I primi decreti regi vennero pubblicati nel settembre di quell'anno e privarono gli ebrei dei loro diritti. Dopo l'8 settembre e l'occupazione del paese da parte dell'ex alleato tedesco, si passò dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite. Le prime retate si verificarono immediatamente e in Piemonte colpirono il Cuneese e le zone intorno al Lago Maggiore. I rastrellamenti in queste località iniziarono a Baveno il 13 settembre e proseguirono ad Arona, Meina, Mergozzo, Piannava, Stresa e Novara, concludendosi a ottobre con un bilancio di 56 vittime accertate e molti arresti. Se in una prima fase le retate furono gestite dalla sezione di polizia tedesca specializzata, dopo l'emanazione dell'ordine di polizia numero 5 del 30 novembre 1943, ordine di polizia firmato da Guido Buffarini Guidi, ministro dell'interno della RSI, lo Stato fascista procedette direttamente con gli arresti e gli internamenti degli ebrei. Le vittime italiane furono circa 6.800, quasi tutte deportate ad Auschwitz. Le cifre mostrano come il Piemonte, con 773 deportati, sia stata la terza regione italiana per numero di deportazioni. La prima fu la Venezia Giulia, controllata direttamente dai tedeschi, la seconda il Lazio. Durante l'occupazione del paese, anche moltissimi italiani non ebrei furono deportati. A seguito della repressione che la polizia nazista, in collaborazione con la Repubblica Sociale Italiana, mise in atto per stroncare l'opposizione politica e nello stesso tempo per sfruttare la forza lavoro dei prigionieri, fino a eliminarli attraverso il lavoro forzato. Gli ultimi studi contano 23.826 persone e tra queste 1.514 donne deportate per ragioni politiche. Dei 123 trasporti documentati che partirono dall'Italia a seguito dell'occupazione tedesca, 4 partirono proprio dal Piemonte. Il primo, il numero 10, partì il 21 novembre 1943 da Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, con destinazione Auschwitz. Dei 328 deportati, solo 18 sopravvissero. Gli altri tre convogli partirono da Torino tra il gennaio e il giugno del 1944. Vi si trovavano, oltre ai numerosi ebrei, anche partigiani, militanti antifascisti, operai arrestati a seguito degli scioperi del 1944, renitenti alla leva, borsaneristi, a volte semplici cittadini incappati in qualche rastrellamento o accusati di aver infranto le normative vigenti. Incarcerati nelle prigioni locali, attendevano una decisione sulla loro sorte e in caso di deportazione la destinazione era ignota. Di fatto, invece, le destinazioni finali dei deportati del Piemonte furono prevalentemente due: il campo di Auschwitz per i deportati per ragioni razziali per gli ebrei e il campo di Mauthausen per i politici. In altri casi vennero deportati a Dachau, Buchenwald, Flossenbürg, Dora le donne inviate a Ravensbrück. L'esperienza della liberazione e quella del ritorno nel caotico periodo finale della guerra furono estremamente diversificati. Il campo di Auschwitz venne evacuato tra il 17 e il 21 gennaio del 1945. 56.000 prigionieri, uomini e donne, vennero trasferiti a piedi e talvolta su carri bestiame scoperti verso altri campi a occidente. I sopravvissuti alle marce furono poi liberati nei rispettivi campi. Coloro che non erano stati evacuati perché troppo deboli o malati rimasero ad Auschwitz. Dopo 2 o 3 mesi i prigionieri iniziarono a lasciare il campo in maniera autonoma. Per molti il ritorno a casa fu abbastanza breve, altri invece, come ci ha raccontato Primo Levi in La Tregua, fecero un lungo viaggio verso est. A Mauthausen, nel campo principale, le SS si consegnarono agli alleati il 5 maggio del 1945. Fu l'ultimo dei campi a essere liberato. Rientrati in Italia, i deportati non trovarono una struttura organizzata che si occupasse delle prime necessità di cibo, vestiario, denaro. Il ritorno non fu facile per nessuno. Gli effetti devastanti delle leggi razziali si fecero sentire per anni. Ritornare in possesso dei propri beni e dei propri diritti non fu automatico né facile. Anche alle donne deportate per ragioni politiche toccò un carico pesante, perché donne non erano state al loro posto, avevano combattuto con gli uomini e chissà a quali compromessi erano scese per sopravvivere.
Nessuno aveva intenzione di ascoltare le loro storie. Essere stati deportati fu una condizione che segnò per sempre i sopravvissuti. Due sono le caratteristiche di fondo della deportazione in provincia di Alessandria. Una riguarda il suo collegamento diretto con la resistenza e le sue forme organizzate, la seconda riguarda la persecuzione di tipo razziale. Per quello che riguarda la deportazione politica, il dato più rilevante è quello degli arrestati e poi deportati a seguito del rastrellamento della Benedicta il 7 aprile 1944. Su 207 deportati complessivi, un numero molto pesante, la maggior parte di loro è collegata a questo evento. Un quadro molto pesante, come dicevo, che sarebbe anche più pesante se almeno 37 giovani originari di Lerma, quindi un gruppo completo, riescano a evadere durante il viaggio verso il campo di concentramento di Mauthausen grazie ai ferrovieri e alle donne antifasciste del nodo ferroviario milanese. Delle molte vicende relative alla provincia di Alessandria raccontiamo quella di Ennio Dino, deportato a Mauthausen dopo essere stato catturato alla Benedicta, sopravvissuto, e nel dopoguerra ciclista professionista, gregario di Fausto Coppi, e in seguito funzionario alla Commissione europea e presidente dell'Ampi Belgio. Nato da Ligio di Gavi nel 1924 da genitori entrambi antifascisti, alla sua nascita il padre è già espatriato per evitare l'arresto, l'8 settembre 1943 è a Genova, di leva, alla caserma Sturla, da cui riesce a fuggire e a tornare a casa sua a San Pier d'Arena grazie alla bicicletta che gli serve per allenarsi. Odino è un giovane promettente ciclista e ha una bicicletta, tra l'altro da pista, in un velodromo vicino alla caserma. Gli è consentito di allenarsi e questo è lo stratagemma che utilizza per allontanarsi. A San Pier d'Arena inizia l'attività di propaganda antifascista, la lotta antifascista, sinché, oramai riconoscibile anche come renitente alla leva, viene mandato a Serravalle. Quando anche tra Serravalle e Gavi la situazione diventa insostenibile, ci sono continue dilazioni, Odino va in montagna. Si unisce alla Brigata Autonoma Alessandria del capitano Giancarlo Odino, nome di battaglia italo, e assume il nome di battaglia Crick per la sua corporatura minuta. La brigata è dislocata intorno alla Cascina Roverno, mentre alla Benedicta si trova la terza brigata Liguria, una brigata garibaldina. Ci sono fra i due gruppi degli accordi per cui all'inizio del rastrellamento il gruppo del Roverno si dirige alla Benedicta come stabilito, ma viene intercettato dai tedeschi che hanno già occupato l'antica abbazia e quindi Odino viene arrestato. Viene arrestato e con il primo nucleo di partigiani catturati viene inviato alla fucilazione. È molto fortunato. Sta sorreggendo un compagno ferito, al momento della raffica questo gli cade addosso e lo protegge. Odino viene ferito solo di striscio, riesce a fuggire, ma sfortunatamente di lì a poco viene nuovamente arrestato. Questa volta è portato a Novi e viene deportato a Mauthausen. Nella sua testimonianza rilasciata a Carlo Demenek nel 1977 e poi nel suo libro di memorie, La mia corsa a tappe, Odino racconta che in almeno due occasioni ha la possibilità di fuggire, ma non lo fa, per evitare rappresaglie nei confronti dei suoi compagni. A Mauthausen, dopo un primo periodo, entra in contatto con il nucleo di resistenza politica all'interno del campo. Il primo periodo è sempre più difficile. Odino finisce, come quasi tutti, alla cosiddetta scala della morte, cioè alla cava di pietra, che è una delle attività principali di Mauthausen e che ha un altissimo tasso di persone uccise, ma, ripeto, successivamente si mette in contatto con la resistenza all'interno del campo. Scrive nella sua testimonianza: nei campi esisteva un'organizzazione politica clandestina internazionalista che cercava di salvare le figure politiche più importanti. Io ero un po' coccolato per i miei precedenti, essendo stato fucilato ed essendo sopravvissuto, e riuscii poi a entrare nell'organizzazione, dalla quale fui in fondo salvato. Grazie a un altro prigioniero, un comunista austriaco, riesce a trascorrere un periodo nell'infermeria per riprendere le forze dopo che uno delle SS lo ha malmenato, lo ha colpito, e dopo questo periodo, sempre grazie
alla resistenza nel campo, viene inviato a lavorare in un luogo più sicuro, in una fabbrica Messerschmitt, dove vengono costruiti componenti per gli aeroplani. Così protetto, cerca di aiutare i suoi compagni internati. Mi aiutò psicologicamente, sempre Odino che parla, l'attività di comunicazione e di resistenza all'interno del campo, il fatto di avere uno scopo e un ruolo, senza cadere nello stato vegetale dei vinti, dei musulman. Gli ultimi giorni del campo sono i più terribili. Le SS uccidono moltissime persone, soprattutto gli internati più deboli, gli ebrei, e cercano di occultare in ogni modo quelle che sono le vicende del campo. Mauthausen è l'ultimo a essere liberato, il 5 maggio del 45, e Odino, che è sopravvissuto, diventa l'autista di un ufficiale medico americano, il capitano Alberti, un italo-americano, come dice il cognome, il quale lo cura e lo rimanda in Italia soltanto quando è completamente guarito. Nonostante appunto il fatto che Odino è sopravvissuto, il ritorno per lui, come per tutti gli ex deportati, è estremamente difficile. Tornato a casa, volevo raccontare ai miei parenti ed amici la mia tremenda esperienza, ma persino ai miei genitori, antifascisti della prima ora, non riuscivo a fare capire le atrocità vissute. Solo dopo anni riuscirà a riprendere, a testimoniare. Palazzi, piazze, le piccole vie dell'antico ghetto, la sinagoga nel cuore del centro storico, il piccolo cimitero ebraico tuttora funzionante sono i segni urbani che testimoniano le tracce di una storia molto antica che affonda le sue radici nell'alto medioevo. Nell'agosto del 1938 il censimento fascista registra nell'Astigiano 94 ebrei abitanti in città, più una trentina residenti in provincia. Con l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale arrivano in provincia di Asti molti ebrei, chi per motivi di lavoro, chi per ricongiungimenti parentali, chi alla ricerca di un rifugio dai bombardamenti delle grandi città o chi è semplicemente di passaggio perché sta cercando una via di fuga verso l'estero. A questi occorre aggiungere quasi 500 ebrei, profughi provenienti dalla Croazia, che vengono internati a partire dal 1941 in varie località dell'Astigiano. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e la nascita della Repubblica Sociale Italiana comincia quella che può essere definita la vera e propria persecuzione delle vite degli ebrei italiani. Nei primi giorni di ottobre si insedia ad Asti il nuovo campo della provincia. Si chiama Renato Ceglio. Poco più che quarantenne, è il più giovane prefetto della Repubblica Sociale Italiana. Fedelissimo di Mussolini, è spregiudicato, disinvolto e molto ambizioso. A partire dal giugno del 44 diventerà poi capo della provincia di Como e tale rimarrà fino alla fine della guerra, attore e spettatore degli ultimi giorni di Mussolini. Ceglio, appena assunto l'incarico astigiano, convoca il rappresentante della comunità ebraica locale e chiede 1 milione di lire in contanti da versarsi entro 3 giorni in cambio di protezione da eventuali rappresaglie da parte dei tedeschi, che però arrivano in città alcuni giorni dopo. In realtà si tratta di un'iniziativa spregiudicata e autonoma del prefetto stesso, convinto dal solito stereotipo e luogo comune antisemita di poter approfittare delle ricchezze accumulate dagli ebrei astigiani nel corso degli anni. Tra paure, angosce e preoccupazioni inizia una dura trattativa. La comunità non può raccogliere una somma di denaro così grande, riesce a malapena a mettere insieme poco più di 200.000 lire che vengono consegnate alla prefettura di Asti e registrate come offerta degli ebrei per beneficenza. Alcune settimane dopo, poi, lo stesso Ceglio organizzerà un ente autonomo per gestire i beni ebraici che, con largo anticipo sulle direttive emanate dal Ministero degli Interni, nel frattempo ha sequestrato alle famiglie. Alle 23 del 30 novembre, il Ministero degli Interni della Repubblica Sociale spedisce a tutte le prefetture un telegramma cifrato, noto come Ordine di Polizia numero 5, che dispone l'arresto di tutti gli ebrei, il loro internamento in campi di concentramento e il sequestro di tutti i loro beni. I primi ebrei astigiani vengono arrestati alla mattina del 1 dicembre 1943, a pochissime ore dall'emanazione dell'ordine di polizia.
In questo modo giunge a compimento la realizzazione di quello stato razzista e antisemita progettato dal fascismo molti anni prima. La Repubblica Sociale Italiana non fa altro che continuare quel percorso di individuazione e costruzione di un nemico razziale interno, di sottrazione dei diritti civili e di cittadinanza, di espulsione degli ebrei italiani dai vari settori della vita civile, culturale, politica, amministrativa, di costruzione di un complesso apparato burocratico di controllo e di schedatura di individui considerati pericolosi per il futuro dell'Italia fascista. Gli arrestati ad Asti vengono detenuti presso i locali del seminario vescovile, che viene definito campo di concentramento provinciale di Asti. Successivamente verranno arrestati altri ebrei, inviati tutti nel campo di raccolta di Fossoli in provincia di Modena e poi da qui ad Auschwitz. La somma di denaro richiesta da Ceglio ha consentito la salvezza di alcuni e un destino diverso per molti altri. Una ferita così profonda nella storia della comunità da fare in modo che un pesante silenzio cadesse su questa vicenda, emersa qualche anno fa dalla ricerca e dagli documenti processuali. Complessivamente vengono deportati da Asti 54 ebrei più 14 ebrei stranieri che facevano parte di quel gruppo numeroso di croati internati nell'Astigiano. Fortunatamente la maggior parte di loro è riuscito a salvarsi e a trovare rifugi precari e molta solidarietà sul territorio del Basso Piemonte. Da Auschwitz riusciranno a tornare i coniugi stranieri Lisa Dresner e Teodoro Rozai e un'unica astigiana, Enrica Iona, instancabile testimone della Shoah. Cuneo, dopo Roma e Trieste, è la terza provincia in Italia per numero di ebrei deportati nei campi di concentramento. È un dato curioso che non corrisponde alla consistenza effettiva della comunità ebraica locale e che vede inseriti nel computo gli oltre 300 prigionieri del campo di Borgo San Dalmazzo arrivati dopo l'8 settembre del 43 dal territorio francese presidiato dai militari della Quarta Armata Italiana al di là delle Alpi. Il retroterra di Nizza era costellato di Résidence Assignée, paesi dove ebrei arrivati da mezza Europa erano costretti a vivere con forti restrizioni delle libertà personali. In particolare a Saint-Martin, piccolo comune della Val Vésubie, nel settembre del 43 era radunata una comunità di circa 1200-1500 ebrei, provenienti da molti paesi europei, arrivati dal resto della Francia per sottrarsi alla persecuzione dei tedeschi dopo la loro occupazione del territorio francese del giugno del 40. La notizia della firma dell'armistizio costringe le truppe italiane a far ritorno in Italia attraverso i diversi colli disseminati lungo la displuviale. Gli ebrei di Saint-Martin si mettono in marcia al loro seguito fino ai colli delle Finestre, del Ciriegia, rispettivamente a 2400 e 2500 metri di altitudine, scendendo poi lungo le valli italiane nella speranza di trovare in pianura gli alleati, prossimi a un auspicato sbarco in Liguria. Sono tra gli 800 e i 1000 e se molti di loro trovano rifugio nelle baite dei montanari della zona, altri scendono fino a Borgo San Dalmazzo, dove un perentorio manifesto firmato Capitano Müller intima a tutti gli stranieri di presentarsi alla locale caserma degli Alpini. Molti di loro si sottraggono all'ordine, si nascondono. 350 invece, stremati dalla faticosa camminata, obbediscono e si presentano al luogo indicato, dove resteranno fino al 21 novembre del 43, quando saranno caricati su un convoglio di carri bestiame diretto a Mondovì, poi a Savona, quindi a Nizza, poi a Drancy e infine ad Auschwitz, da dove solo una manciata di loro farà ritorno. Nello stesso campo vengono rinchiusi per un mese e mezzo i membri della comunità ebraica cuneese, interi nuclei familiari, nessuno escluso, con anche i bambini, coinvolti in una vicenda più grande di loro, come racconta Rosetta Scotti Douglas nel suo 45 giorni nel campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo, il diario in cui riporta la vita quotidiana della prigionia. Scrive: «Dopo quasi due mesi dal ritorno dall'Africa, in cui abbiamo vissuto meravigliosamente bene per 6 anni, questa mattina sarà indimenticabile. Un risveglio brusco, terrorizzante. I tedeschi ci vengono a prelevare perché di razza ebraica. Momenti di confusione e di abbattimento indescrivibile. La mamma ha avuto il doloroso incarico di svegliarmi con la triste notizia
che subito non ho interpretato nel vero senso. Solo poi, quando ci hanno condotto in caserma e in seguito su un comune autocarro diretto a Borgo, ho capito l'importanza del fatto e mi sono convinta che nella nostra bella casa non saremmo più tornati. Mi sono fatta forza, ma il cuore scoppiava e il cervello carico di troppi pensieri pure. Analogo il ricordo di Clotilde Segre, Tildina, all'epoca poco più che decenne, arrestata nell'appartamento in cui si era rifugiata dopo la requisizione del suo alloggio in seguito alle leggi razziste e degli altri racconti dei protagonisti della vicenda. I prigionieri cuneesi saranno liberati qualche giorno prima della partenza del convoglio verso Auschwitz e di lì a poco il campo verrà chiuso per alcuni mesi. Riaprirà inizio 44 per mano dei fascisti che vi rinchiuderanno una seconda ondata di ebrei catturati sul territorio cuneese. Il 15 febbraio chiuderà definitivamente i battenti e i prigionieri rimasti saranno condotti a Fossoli per essere poi trasferiti ad Auschwitz. Alla deportazione scampano tutti coloro che trovano rifugio nei paesi della Valle Gesso e delle valli circostanti, protetti da valligiani coraggiosi, pronti a sottrarsi alle minacce dei nazifascisti. Di quei mesi vissuti in montagna, al riparo di baite, fienili, restano i racconti dei sopravvissuti. Ne è un commovente esempio il libro autobiografico One Step Ahead di Alfred Feldman, accolto nella frazione Gorré di Rittana dal settembre 43 al maggio del 45 insieme ai fratelli Cavaglion, o la vivida ricostruzione del documentario di Fabio Gianotti e Sante Altizio, Liesel, storia di un esodo sotto una buona stella, dedicato alla vicenda di Liesel Gorge, tornata qualche anno fa insieme ai suoi nipoti sui luoghi della clandestinità di allora. Torino, per la presenza di un importante nodo ferroviario, fu al centro delle deportazioni di ebrei e di oppositori politici. Dalla sua stazione centrale, Porta Nuova, partirono gruppi di uomini e di donne provenienti da tutto il Piemonte e talvolta anche dalla Valle d'Aosta, condannati alla deportazione e inviati ai campi di transito di Fossoli prima e di Bolzano poi, o direttamente ai lager nazisti. Il primo trasporto, costituito alle carceri nuove e partito da Porta Nuova, fu quello del 13 gennaio 1944. Era composto da un solo carro bestiame con 50 deportati. La destinazione era Mauthausen, luogo in cui giunse il giorno successivo. Venne preannunciato da due manifesti affissi in città il 4 e il 10 di quel mese, che minacciavano che le deportazioni avrebbero colpito i non amanti dell'ordine, allargando così genericamente e di molto il campo della dissidenza. Un secondo trasporto lasciò Torino il 18 febbraio 44, di nuovo con destinazione Mauthausen, dove arrivò tre giorni dopo. Compresi i prigionieri che salirono successivamente a Milano, i deportati furono 122. I convogli del mese di marzo furono invece caratterizzati dalla presenza di molti operai torinesi, rastrellati e deportati in conseguenza allo sciopero generale che era divampato nelle città del nord a inizio marzo e si era poi esteso a molte zone industrializzate. Fin da subito fu evidente la forte connotazione politica delle proteste e per questo la repressione nazista e fascista fu immediata e venne attuata attraverso arresti, ritiri degli esoneri militari e deportazioni nei campi di concentramento tedeschi. La ragione di questa scelta repressiva è a metà tra esigenze ideologiche e politiche e le necessità di sfruttamento di manodopera, anche specializzata. Ed ecco, questa scelta non è ancora del tutto chiara. Tuttavia, è importante rilevare come gli altri centri della provincia e della regione, pur coinvolti nelle scioperi e con manifestazioni anche di un certo rilievo, non furono colpiti dal meccanismo della deportazione. Da Porta Nuova partirono invece circa 100 operai torinesi, quasi tutti lavoratori della Fiat, arrestati tra il 1 e il 6 marzo. Questi vennero aggregati a trasporti poi formatisi in altre località, in particolare a Firenze, e dopo una breve tappa a Fossoli giunsero a Mauthausen l'11 marzo. I prigionieri vennero poi destinati prevalentemente ai sottocampi di Ebensee e di Gusen. Il secondo trasporto raccolse invece 246 torinesi, tra questi vi erano ancora operai, forse un centinaio, ma anche partigiani, catturati nel corso del rastrellamento che aveva investito le valli di Lanzo e il Canavese negli stessi giorni degli scioperi.
Racconta Carlo Chevallard nel suo diario, data 13 marzo 1944. Una scena pietosissima stamane. Transitano, percorso Vittorio Emanuele II, diretti in stazione, i camion degli operai arrestati in seguito agli scioperi e che vengono deportati in Germania. Sono stati prelevati dagli stabilimenti il giorno stesso della ripresa del lavoro e non è stata data loro la possibilità di rivedere le loro famiglie. Dalle carceri vanno direttamente in stazione. Questo trasporto venne poi aggregato a quello partito da Bergamo e giunse a Mauthausen il 20 marzo. I piemontesi furono poi trasferiti spesso nei sottocampi di Schwekat, Floridsdorf e Linz. Il primo trasporto dall'Italia verso Ravensbrück e l'ultimo da Torino via ferrovia partì il 27 giugno del 1944 da Porta Nuova e arrivò in Germania 3 giorni dopo. Vi si trovavano tra gli altri 14 donne, tutte politiche, di cui 13 fecero ritorno. Torino, per tutta la durata della guerra, continuò ad assistere a deportazioni di uomini e donne dalle carceri, ma dall'estate del 1944, a causa delle distruzioni causate dai bombardamenti sulle linee ferroviarie, i trasferimenti avvennero in pullman, pullman che spesso partivano direttamente dai luoghi di reclusione. Nei territori delle province di Biella e Vercelli, secondo gli studi di Alberto Lovatto, sono stati accertati 174 casi di deportazione nei campi di sterminio dei territori del Terzo Reich e 57 nel campo di Bolzano. I deportati per motivi politici furono 119, i deportati ebrei furono invece 46, cui vanno aggiunti altri 9 casi che riguardano parenti diretti. Un numero significativo anche sul piano quantitativo, considerato il precoce controllo del territorio messo in atto all'indomani dell'armistizio dalle autorità militari tedesche sul capoluogo di provincia del tempo, Vercelli, che ospitava una vivace comunità ebraica, la cui sinagoga richiamava al culto anche gli ebrei stranieri, che erano stati internati in alcune località della provincia. Tra le tante storie che hanno segnato quegli anni va ricordata la vicenda della famiglia Weitz, ebrei di nazionalità austriaca. Ne facevano parte Desiderio, macellaio, nato a Mozenok in Slovacchia nel 1901, la moglie Irma Schotten, sarta, nata a Mattersburg in Germania nel 1909, e i due figli Hilda e Alfredo, nati a Vienna, rispettivamente nel 1927 e nel 1930. Erano giunti a Livorno Ferraris, provenienti da Lubiana, alla fine del 1941 come internati civili di guerra. I Weitz, nonostante le restrizioni e i controlli esercitati dalle autorità sulla loro vita domestica, si erano ben inseriti nel contesto della comunità locale. La madre faceva la bustaia in casa, la figlia andava a cucire da una vedova del luogo, il padre lavorava in una segheria e aiutava il macellaio del paese. Avevano preso lezioni di italiano da un seminarista, a cui avevano impartito a loro volta lezioni di tedesco. Erano religiosi osservanti e tra i documenti conservati nell'archivio comunale c'è un'autorizzazione a recarsi alla sinagoga di Vercelli per le funzioni sacre, previa presentazione agli uffici della questura. La presenza di ebrei stranieri non rappresentava per il paese una reale novità. Tra il 1936 e il 1938, infatti, su interessamento della comunità israelitica di Vercelli, il comune di Livorno Ferraris prese contatti con l'organizzazione sionista Echalutz e si rese disponibile ad accogliere in alcune tenute e cascine gruppi di ebrei che, in attesa del trasferimento in Palestina, svolgevano un periodo di preparazione e formazione all'attività agricola. La presenza di giovani ebrei stranieri nelle campagne del Basso Vercellese destò l'attenzione del quotidiano La Stampa, nell'estate del 1938, alla vigilia della promulgazione delle leggi razziali, cui fece immediatamente eco la provincia di Vercelli, organo ufficiale della Federazione Provinciale Fascista Vercellese. Un violento articolo antisemita del 30 agosto 1938 accusava gli ospiti ebrei di avere saccheggiato il tesoro incomparabile di tradizioni agricole, di esperienze, di segreti, di tecnica, di selezionamento di varietà dei più pregiati prodotti agricoli italiani. C'era particolare accanimento nei confronti delle donne, accusate di essere amanti senza amore e senza lucro.
Quando i Weitz arrivarono a Livorno Ferraris, la stagione di Echaluz era terminata. Il soggiorno coatto della famiglia ebrea continuò con le consuete limitazioni della libertà fino al dicembre 1943, quando in seguito all'occupazione tedesca le autorità fasciste della Repubblica Sociale si assunsero la responsabilità di arresti e persecuzioni. Il 4 dicembre 1943 il capo della provincia Michele Morsero ordinava al questore Cesare Rossi di allestire, a spese del comune di Vercelli, un campo di internamento presso la cascina Aravecchia. 8 giorni dopo, il 12 dicembre, il questore comunicava l'avvenuto arresto dell'intera famiglia Weitz. Il 25 gennaio 1944 i Weitz venivano consegnati alla polizia germanica. Desiderio, Irma e Hilda, transitati per il carcere di Milano, entrarono ad Auschwitz il 6 febbraio successivo. Vi morirono tutti e tre, in data sconosciuta. Alfredo, trasferito per ragioni di salute dal campo della Ravecchia all'ospizio di Santià, riuscì a sfuggire alla deportazione. Dopo la liberazione è attestata la sua presenza nel campo profughi numero 34 di Santa Maria al Bagno, nel Salento. Questo è il documento con cui il Comune di Novara chiede ai cittadini, ai sudditi, di razza ebraica di autodenunciarsi. È il documento con cui si ufficializzano le leggi antiebraiche. È nota la storia novarese della vecchia provincia di Novara, che comprendeva quindi anche il Verbano Cusio-Ossola, relativa alle stragi avvenute contro gli ebrei nel settembre-ottobre del 43. E meno nota invece la vicenda del piccolo gruppo di novaresi che furono deportati. A lungo si è ritenuto che questi ebrei fossero stati uccisi nello stesso giorno del rastrellamento, il 19 settembre del 1943 a Novara. Abbiamo ricostruito adesso quello che è possibile attraverso alcuni documenti che hanno consentito di dire che non sono stati uccisi a Novara, perché partendo da una lettera ritrovata che era stata inviata a un'amica di Giacomo Diena, siamo riusciti a capire che Giacomo Diena è stato invece nel carcere di Torino insieme allo zio Amadio Iona. Nel reparto femminile erano state incarcerate Bertie Katz e René Henriette Citroen, due ebree straniere che erano venute in Italia nel tentativo di scampare alla persecuzione di Polonia e Germania. E abbiamo così potuto capire che questo gruppo, attraverso poi ulteriori documenti presenti anche nell'archivio storico di Torino, è stato dismesso, diciamo, dalle carceri giudiziarie di Torino il primo di dicembre del 43, inviato a Milano e da qui con destinazione Auschwitz, ha portato tutto il gruppo alla deportazione. Non sono stati però immatricolati, forse questa è la ragione per cui anche le ricerche effettuate dagli Yad Vashem o altre fonti archivistiche delle varie associazioni, delle comunità ebraiche che di questi temi si sono occupate da sempre, non consentono di dirci con chiarezza la data della morte. Però siamo certi anche di quale può essere stato il trasporto, probabilmente quello del 6 dicembre del 43. La loro vicenda è emblematica di chi non ha potuto salvarsi. In questo caso forse un misto di fiducia totale nello Stato da parte di Giacomo Diena, che era stato militare della Prima Guerra Mondiale, quindi si riteneva al di sopra. Nel caso dello zio, che era molto più anziano di lui, aveva 79 anni, personaggio che forse attirava su di sé l'attenzione, lo zio Amadia Iona, perché orefice, ex orefice, e comunque si immaginava che avesse delle ricchezze, quindi nel tentativo di
approfittare di queste sue ricchezze. Le due ragazze invece, Berti e Riette, sono appunto qui a Novara, arrivate la prima dal 42, la seconda invece soltanto da pochi mesi, nel tentativo di fuggire a situazioni peggiori che avvenivano nell'Europa dell'Est o in Germania. E non hanno forse pensato di mettersi maggiormente al sicuro, anche loro avevano in casa, così come Giacomo Diena, che aveva in casa mamma e zia malate, anziane, anche loro avevano in casa, almeno per Berti così è, una mamma semi-invalida e quindi evidentemente non era così, non è sempre così possibile fuggire, no? Scappare voleva dire avere la disponibilità, l'organizzazione, ma anche le condizioni familiari giuste per poter lasciare una città. Ricostruita questa vicenda, è possibile anche correggere, per esempio, alcuni archivi, alcuni elenchi sulle deportazioni. Non è successa la stessa cosa che è successa sul lago, qui si è seguita una via più di tradizionale arresto, prigione, invio alla deportazione, che non invece l'eliminazione diretta come era avvenuto nella nostra zona sui laghi, nello stesso periodo.